Che dire? Ciao ragazzi, eccoci qua, Santa Cruz Eclair MX 2021 Shimano EP8. Tanta roba da dire, tanta roba da provare in questi giorni, finalmente. Non sono ancora super in forma perché ho un mal di schiena della Madonna, però cerchiamo di fare il possibile. Centoquaranta, 12B, 27, 29. Shimano EP8. Batteria da 500. Pesa niente. Dunque, sensazione con la 29 davanti, messa in questo modo, leggerissima, perché veramente sembra di pedalare una bici muscolare. Ogni cunetta si riesce a far quello che si vuole, perché la bici ha un potenziale incredibile, è reattivissima e la pedalata la gestisci proprio come una bici muscolare, quindi si riescono a fare anche 2000 metri di dislivello con la batteria da 500. Prova del 9 in salita. Vediamo. Qui è tostissimo. Scivola, scivola. È più nervosa la 29 del 10. Scivola tanto dietro, ma la riprende sempre. A vedere anche le pressioni, eh? Però viene su abbastanza bene anche il motore, tanta roba. Si è bagnato, oh, incredibile, scivola, rimane ferma lì, non cade, eh? Perché il progetto va veramente a ricamare intorno a un telaio che è una figata e il carro posteriore che veramente lavora una cosa impressionante. Con questa bici, con questo ammortizzatore è veramente, sembra di stare su un cuscino, veramente incredibile. L'anteriore è un 140 montata con la Pike, che è forcella che a me non fa impazzire di solito, veramente sarà una vita che non guido su una Pike. L'ho sentita a confronto al posteriore molto più rigida. Consideriamo che ha un angolo di sterzo a 64,6 che re realmente dà la sicurezza che serve a questa bicicletta, che potrebbe essere reattiva come una cross country, ma facile da guidare in discesa sui ripidoni come un endurone. Super gigantesca, prendici un po' la mano. Troppo sensibile alle micro sbavature, una roba qui. Devo tagliare il manubrio e ritornare a provarla. Comunque si riesce a giocare, ma è tanto tanto leggera la bici. Proprio senza faticare. La portiamo, la pozza.
velocissima destra e sinistra. Madonna santa. Schiena ragazzi rotta. Dietro 140 più sabbia, davanti un po' di rigida, non so, la forcella, una pike, da 10 anni non uso una pike. Ho visto. È vero, c'è il discorso della 500 watt-ora, batteria più piccola, però è da capire, il peso, questa qua è una bici che con una mano io la carico sul pick-up, è una cosa impressionante. Vediamo domenica che giro riesco a fare per vedere anche, perché anche con le altre modalità di motore, eco, trail, vediamo un po' realmente quanto dislivello fa. Iscrivetevi, commentate, chiedetemi quello che volete. Ciao a tutti!